concerti dell'Epifania promossi ed organizzati dall'assessorato alla cultura. Due concerti l'uno dopo l'altro, per prima salito sul palcoscenico del Pacifico il duo Morozzi ed Antonio. Luisa Morozzi al pianoforte, Raffaele D'Antonio alle percussioni hanno ricevuto il plauso del pubblico, hanno eseguito musiche moderne ma anche hanno attinto ad autori celebri del passato come Maurice Ravel. E poi intorno alle 19 sul palcoscenico due sulmonesi, Raffaele Pallozzi e Massimo Domenicano, amici da sempre, ma per la prima volta hanno suonato insieme, costituendo di fatto nella serata dell'Epifania un vero duo pianistico. Patron di questo nuovo sodalizio musicale l'assessore Marinucci, come gli stessi ci hanno riferito. È stata la prima volta per me e per Massimo, ci conosciamo da tanti anni, quello che ci lega è una profonda amicizia, una profonda stima, operiamo tutti e due nel campo della musica da anni. Il padre di questo duetto è stato Luciano Marinucci, il quale mi ha telefonato e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto tantissimo poter regalare a Sulmona un concerto con due pianisti sulmonesi di jazz e niente, è riuscito e siamo contenti, sia io che Massimo, mi sono divertito tantissimo, Massimo sicuramente altrettanto perché lo vedevo sul palco, era felice. Infine sul palcoscenico è salito il tenore Maurizio Pace, il quale ha cantato due brani celebri di musica italiana. Fatto di aver, diciamo, conosciuto di persona Raffaele Pallozzi, Massimo Domenicano già lo conoscevo, quindi spero in una futura collaborazione tra noi tre, magari, lo so che forse io sono un po' più, mi sto avvicinando al pop recentemente, quindi magari, chi lo sa, in futuro ci potrà essere una collaborazione.